Io ho provato a interpretare il mio ruolo di consigliere regionale stando vicino agli amministratori, alle persone, ai mercati, a tutti i luoghi nei quali è necessario ascoltare per portare le risposte. Certo, la vittoria dell'Emilia-Romagna ci ha dato il senso di un modo di far politica che forse troppo spesso noi affidiamo ai social e al tweet veloce rispetto al rapporto personale che invece le persone ci chiedono. Una politica che torni fra la gente e non fatta sui social network, così il comitato aretino che sostiene la candidatura a presidente della regione toscana di Eugenio Giani, riunitosi presso la Casa dell'Energia di Arezzo. Forti del risultato in Emilia-Romagna, il centro-sinistra dunque è pronto a riconfermarsi alla guida della regione. In Toscana dobbiamo fare lo stesso, primo perché anche in Toscana veniamo da una tradizione di governo del centro-sinistra molto importante che ha raggiunto risultati per la qualità della vita importanti. Non neghiamo i problemi che ci sono sul tema della sanità, del lavoro, delle infrastrutture, ma crediamo comunque che il bilancio sia positivo. Per questo oggi diamo vita al comitato provinciale elettorale a sostegno della candidatura di Eugenio Giani a presidente della Regione Toscana. E le forze politiche del centro-sinistra che a livello regionale sostengono questa candidatura sono presenti anche qui ad Arezzo per avviare questo percorso aperto al mondo del civismo per cercare di organizzarci al meglio per la campagna elettorale. Nei prossimi giorni poi arriverà anche il candidato presidente con molte importanti iniziative in questo territorio. Inutile nascondere la testa sotto la sabbia, i problemi ci sono, a cominciare da una politica sanitaria che è indubbiamente stata bocciata dalla maggioranza della popolazione. La sanità toscana è comunque una sanità che esprime dei livelli di vera eccellenza. Non ce lo diciamo da soli, ma ce lo dicono osservatori esterni, ce lo dice il Ministero. Oggettivamente nella riorganizzazione quest'area è un'area che ha delle distanze molto, molto vaste e quindi è oggetto di una eventuale riflessione per vedere se la riforma che sta dando i suoi frutti nella sua applicazione può trovare eventualmente degli accorgimenti e delle correzioni che la rendono ancora migliorativa. L'ospedale di Arezzo ha bisogno di investimenti, è quello che è stato richiesto, è quello che dovrebbe arrivare e quindi ci aspettiamo tutti che questo accada. Un impegno è stato messo anche nella riduzione delle liste d'attesa, che è il vero però tema che sentono i cittadini, è la vera questione importante. Rimane comunque quella toscana una regione ben amministrata e con una buona sanità. È ovvio però che in questi anni si è sentito la necessità di marcare alcune difficoltà che forse i cittadini quotidianamente sentono sulla propria pelle e su quelle bisogna intervenire. E poi grande attenzione al lavoro e soprattutto al Made in Italy. Spesso e volentieri le persone che si trovano all'interno di una città, all'interno di un negozio, di un grande magazzino, spesso e volentieri non sanno, se non fossero già arrivate prima lì, non sanno neppure in quale territorio, in quale città si trovano, perché ormai tutti i magazzini sono uguali in qualsiasi città del mondo. Quindi quella differenziazione, quella particolarità territoriale che in ogni caso va valorizzata, credo che sia un valore aggiunto che farà sostanzialmente la differenza nell'economia del futuro.